pone l'accento su due patologie, o più ad essere pesati, gruppi di patologie che rientrano nell'ambito delle malattie respiratorie croniche. Solo voglio ricordare che le malattie respiratorie croniche sono state citate nell'ambito di patologie particolari nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, proprio perché pongono una serie di problematiche rilevanti nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari, non soltanto dal punto di vista della prevenzione primaria, a cui faceva riferimento la preside, ma anche nella prevenzione secondaria e poi chiaramente nella terapia e nella riabilitazione. È importante l'impatto di queste patologie a livello ospedaliero, sia come impatto diretto per l'alto consumo, tra virgolette, di prestazioni, non solo a livello ambulatoriale, di day hospital, ma anche per il ricovero. Da un lato perché la BPCO diventa oggetto di ricovero nell'ambito della riacutizzazione, ma ancora più importante, ed è ciò a cui noi adesso cerchiamo di rivolgere la nostra attenzione, nella erogazione di percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi adeguati, cercando di garantire non soltanto la cura ospedaliera, ma soprattutto la continuità assistenziale rispetto a quelle che possono essere le diverse fasi della malattia, ad esempio per il paziente che necessita di assistenza domiciliare, piuttosto che diagnosi precoce. Quindi, oltre a porre l'accento su nuove metodiche di diagnosi e anche di terapia, è importante proprio per verificare come possano essere organizzati i servizi per garantire appunto un'accessibilità alle cure utile per la fase di malattia in cui il paziente si trova.